innanzitutto voglio ringraziarvi perché siete veramente in tanti a seguirmi e anche in tanti a scrivermi, quindi veramente grazie. A proposito di domande, voglio leggervi quella di Andrea che mi ha scritto: ciao Giada, ho da poco visto un film al cinema e in questo film non si faceva altro che parlare di tradimento, come se tradire fosse una cosa normale. Ma io mi chiedo, è un'illusione credere nella fedeltà? È possibile essere fedeli? Sai, pensavo che il contrario proprio del tradimento è la fedeltà. E certe volte noi restiamo feriti perché proprio quando diamo fiducia a qualcuno può succedere che quella persona ci possa deludere. E quindi quando la delusione è tanta, sperimentiamo proprio la ferita del tradimento. Se noi amiamo il nostro partner e però tante cose che succedono nella vita, magari passa una persona che ci attrae, in quel momento si parla magari di alchimia. Spesso ho sentito questa frase, no? C'era un'alchimia tra di noi, c'era una chimica tra di noi, ma noi non dobbiamo pensare alle reazioni chimiche che abbiamo con le persone. Noi dobbiamo pensare alla reazione del nostro cuore. Se il nostro cuore ci dice che è sbagliato, non dobbiamo farlo. Le persone in noi mettono fiducia. Se tu sei con una persona da tanto tempo, questa persona ti ama, sta mettendo fiducia in te, tradire è un qualcosa che spezza questo legame, è un qualcosa proprio che va al di là. E penso come a volte proprio tradire anche a livello fisico sia una cosa che dura pochissimo, ma porta dei danni che sono permanenti, dei danni che si perpetuano nel tempo. E tante cose noi ce le ricordiamo e ci segnano. Questo ha a che fare con la nostra lealtà, questo ha a che fare con un sistema di valori che noi abbiamo interiorizzato, che ci caratterizzano. Quindi in quel momento dobbiamo scegliere di che pasta siamo fatti. Dobbiamo scegliere di credere nei nostri valori, nella nostra morale, di credere nella lealtà, nella verità. Gesù diceva: la verità vi renderà liberi. E Gesù al tempo proprio in cui lui viveva ha portato questo cambiamento, ha portato un cambiamento nella cultura. Questa era innovazione. E io credo che ancora oggi, nel 2012, questa possa essere un'innovazione, perché il tradimento, a volte si pensa che il tradimento è trasgredire, quindi è una cosa moderna, in realtà è vecchissima. E credo che essere fedeli, rimanere fedele, anche quando qualcosa di te ti sta dicendo ma sì, dai, una scappatella non conta niente, rimanere fedeli a se stessi, alla persona che ti sta amando, essere leali, è la rivoluzione più grande che ci possa essere. Grazie per avermi scritto. Ciao. Surround me with a rush of angels' wings.